Ciao rega, oggi vi volevo parlare un po' dell'importanza del cardio nei periodi di massa. Molti di noi si scordano completamente di fare cardio nel periodo di massa, anzi non vedono l'ora che arrivi il periodo di massa per smettere di far cardio. E io sono sempre stato anche uno di quelli. Però non è la strategia migliore per diversi motivi. Innanzitutto dell'attività aerobica nel periodo di massa, o comunque in generale, aiuta a mantenere una salute migliore per l'apparato cardiocircolatorio, che è estremamente importante. Inoltre aumenta e migliora sicuramente le nostre capacità di recupero, e questo ci permette di recuperare meglio tra un allenamento e l'altro, essere più pronti, spingere di più, mantenere un'intensità media più alta nel nostro allenamento, perché tra una serie e l'altra riusciremo a recuperare meglio. E poi non solo, ma ci potrebbe permettere anche di aumentare la densità di allenamento, perché potremmo stringere i tempi di recupero e quindi fare di più nello stesso tempo. Questo è solamente uno dei benefici. Un altro beneficio è anche quello che numerose ricerche scientifiche nell'ultimo periodo stanno dimostrando, che un flusso calorico maggiore nell'arco della giornata, ovvero una quantità maggiore di calorie assunte e una maggiore quantità di calorie consumate con l'allenamento, portano a mantenere una composizione corporea migliore sia in fase di massa che in fase di definizione. Questo cosa vuol dire? Che a parità di deficit o di surplus, se questo deficit o surplus viene acquisito, diciamo, con un consumo calorico maggiore e anche con un'acquisizione maggiore di calorie dagli alimenti, questo ci porterà a conservare una migliore composizione corporea nel tempo. Quindi è estremamente importante non scordarsi di fare cardio anche nei periodi di massa. Ciao rega!